cerchi, di essere più, cerchi di essere più chiaro, perché lei dice bene, lei ha fatto solo un accenno. E quello che ho detto la volta scorsa, ma è chiaro, nell'intercettazione è chiaro, mi scusa. A Montagna sono napoletano, non dico il nome, ma perciò si salita facilmente. Che sono anche quelle che hanno avuto il conflitto con Cicuto Leana. E gli avevano proposto, io queste cose le apprendo in carcere. Quindi è quel discorso del ministro che si era in qualche modo impegnato. Benissimo, benissimo, no. Sì, benissimo. Adesso diciamo che è stato più completo. Perché lei, in relazione al discorso del ministro, che si era invece impegnato per farle cessare le stragi, quindi non le volevano più, lei fa un richiamo anche alla zona di Enna. Perché, come le ho detto la volta scorsa, se l'ho detto, io non me lo ricordo più se io l'ho detta. Sì, sì, l'ho detto, però lo deve precisare, perché siamo rimasti un po' nel vasco. Sì, tramite un politico siciliano, lo chiamavano figlioccio Domenico. Sette volte che era amico intimo di queste persone di Enna, e con lei mi ha detto: noi non sappiamo niente, possiamo chiedere informazione, però o sì o no, già se pur, anche se no dovete fare un centro commerciale. Sì. Si danno una sistemata al circuito che c'è a Pegusa, attorno sì, al lago di Pegusa. Lo aveva detto, sì, sì. Quindi è il riferimento che queste persone. Perché anche queste persone avevano interesse di svegliare Enna, perché è una città piccola e dorme, quindi dice bastasse qualche piccola, un bel centro, qualche cosa per portare un po', cominciare a farle svegliare questa città, per portare un po' di benessere a sud, perché c'erano le lamentele che noi da approfittavano, che se nascere che si ripete sempre. Quindi si tentava di realizzare le condizioni per alcuni investimenti nella zona di Enna, questo insomma. Sì. Quando, sì. A proposito di te, quando sbarcano gli anglo-americani, uno sì. degli accordi era di svegliare sud, e poi è nata a Cassano Mezzogiorno, è nata per questo motivo, perché era uno degli accordi, come l'autonomia della Sicilia è stato per questo motivo. Quindi si è cercato sempre di svegliare questo sud, che purtroppo non riesce a partire in nessuna maniera, ma si va sempre indietro. Ma poi io su questo se è successo a Enna non so più niente. Senta ancora una cosa, Graviano. Ovviamente al fine di chiarire quello che lei dice in queste intercettazioni. C'è un ulteriore passaggio in cui lei dice: avevo un rapporto bellissimo, mangiavamo insieme, e che suo fratello lo aveva difeso a spada tratta. Ora, per come la trascrizione è stata effettuata, e credo che sia stata effettuata, diciamo, seguendo pedissequamente quello che lei ha di Adinolfi Lite, sembra che questo rapporto bellissimo lei lo avesse proprio con Berlusconi. Sì, ma sempre tramite mio cugino Salvatore, sì, perché lei rapportava insieme con Salvatore. Il mangiavamo insieme riferito a lei o a suo cugino Salvatore? Che cosa, un rapporto? Il mangiavamo insieme, perché lei È successo anche in quell'appartamento che l'ho detto nel 93, dicembre 93 a Milano. Cioè. Quindi avete mangiato insieme, avete pranzato, cenato? Sì, una cena è stata. Una cena. Quindi successiva alla riunione del dicembre 93? No, nella dicembre del 93, perché io ho partecipato a tre incontri e basta. E tre incontri. Quello di mio nonno, quindi uno successivo. Uno di questi incontri è stata una cena, benissimo. Senta, al minuto 20:56 si fa riferimento appunto al 92 che già voleva scendere, ma lei poi aggiunge una serie di particolari e dice: in realtà lui era disturbato perché probabilmente c'era qualcosa che lo preoccupava. Cioè, lei si ricorda se quando fecero riferimento al Berlusconi che voleva scendere in politica, qualcuno le raccontò che c'erano dei problemi anche, perché questo progetto dottor, andasse in porto? Mi scuso, dottor, io
io questo dischetto, quello che ho potuto ascoltare, io l'ho ascoltato il 10/4/2016, in parte, perché non si, se si sente piano, non si sente, perché c'era la gente che faceva avanti, ogni tanto si nascondeva là. E questo, diciamo, era il mio timore quando ho iniziato, diciamo, a fare questa parte dell'esame, cioè che lei poi arrivasse ad un certo punto e dire: io non l'ho potuto ascoltare bene. No, 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 dottore, io non ho nessuno. Forse mi sono spiegato. Ma non perché lei non mi vuole rispondere, cioè, non è il timore legato al fatto che lei non mi voglia rispondere, perché mi pare che mi stia rispondendo. Ma però ci sono, capito, dei passaggi che sono dei passaggi decisivi per comprendere che tipo di rapporto c'è tra le persone, ha capito? Sì, ma io sul discorso che lui era disturbato, io non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Quindi se io potessi ascoltare il dischetto con un DVD, uno strumento sistemato e uno strumento adeguato, visto che qui potevano spendere 50 euro in più, non so quanto fosse, perché mi hanno detto che nemmeno fossero 100 euro questi strumenti. Va bene, allora facciamo una cosa, intanto proseguiamo con le riserve, Presidente, se riusciamo a fare, che questa è una intercettazione di straordinario rilievo. Torniamo indietro, Graviano, torniamo indietro di qualche mese, torniamo al 19 gennaio 2016, perché, diciamo, lei ovviamente non segue un ordine nei discorsi che fa con Adinolfi, quindi quello che lei dice il 19 gennaio 2016 in realtà riguarda passaggi successivi a quello che lei dice invece il 10 aprile. Quindi il 10 aprile sembra proprio l'inizio del discorso e dei riferimenti che fa Berlusconi. Mentre lei il 19 gennaio 2016 che dice? Dice: a un certo punto Berlusconi pigliò le distanze e fece il traditore. Mi scuso, dottor. Allora, io chiedo, ho scritto anche alla dottoressa qui alla Corte d'Assise una lettera chiedendo di acquisire tutte le intercettazioni. Perché io sono stato intercettato, lo dico perché mi sono state contestate quando sono saliti il dottor De Matteo, Terese, altri due, uno, non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama, sono, me le hanno contestate. E addirittura l'ultimo parte da 2000, arriva a marzo 2017 e partono da gennaio, più, sono circa un anno e mezzo, invece io qua mi vedo che l'ultimo è metà 2016. Sì, 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 e queste sono state trasmesse. Quindi io quello che chiedo, acquisiamo tutte, perché a volte i discorsi non si possono, in realtà ogni intercettazione non è un'intercettazione che necessariamente vive solo se letta insieme alle altre, ci sono dei passaggi che noi possiamo già valorizzare. Io è anche mia esigenza avere un quadro ampio. Io mi soffermo però oggi, alla luce di quello che lei sta spiegando di ulteriore rispetto a quello che è stato intercettato, quindi l'esame ha anche questo scopo di approfondire appunto sue espressioni, che sono già autonome nel loro particolare significato, tra cui questa: Berlusconi pigliò le distanze e fece il traditore. Intanto prese le distanze da che cosa e perché lei lo definisce traditore? Allora io ho preso degli appunti, perché questo ho descritto quello che ho potuto ascoltare. Quindi lei il 19 gennaio 2016 l'ha ascoltata? TS13, il dischetto c'è, sì, che all'inizio si parla di mio fratello Benedetto, che l'hanno condannato innocentemente, poi si parla di politica, sicuramente il signor Adinolfi, siccome lui è appassionato anche di queste cose, penso che lo vedete, e non dice cose inesatte, ma dice cose sagge, poi si parla di Berlusconi, poi c'è scritto Lega, fascisti, contro i fascisti, tutte queste cose. 905 è innocente, 940 Condogno, si parla di Condogno, si parla di De Gennaro, che questo dovessimo indagare pure, parla per di Dell'Oce, è perfetto. Benissimo. Guardi, le leggo tutto il passaggio, così facciamo l'operazione che ci siamo detti all'inizio. Lei a un certo punto se dice... vuole io
Prego. Vuole che io l'ho ascoltato, signor. Meno male l'ho ascoltato e mi ricordo più. Se vuole. Sì, però voglio dire, introduco io un riferimento, diciamo, più ampio rispetto a quell'espressione che le ho indicato prima. Lei dice: il terreno spianato, quando lui si è ritrovato ad avere, grazie a diversi puntini, un partito così nel 94, nel 94 lui si è ubriacato, perché lui dice: ma io non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato, mi sono spiegato? E Adinolfi dice: ha preso le distanze. E lei aggiunge: pigliò le distanze e ha fatto il traditore. Posso, dottor? Sì, prego. Allora, veniamo addressati, giusto? Perché tutto lì, tutto sempre collegato. Cosa succede? Io chiedo a mio cugino Sago, ma stai seguendo la situazione? Dice: sì, la sto seguendo, stai tranquillo, non ti preoccupare, che si sta sistemando tutto, si sta sistemando. Mio cugino poi viene scarcerato, ma viene scarcerato perché viene scarcerato per un tumore al cervello. Nel frattempo viene processato e viene assolto. Nel periodo che lui viene scarcerato, io mi scrivevo con sua moglie perché aveva un tumore al cervello. Disse: Sandra, scusa, vede che adesso c'è, noi in Italia, andate, c'è la radioterapia serotassica, che intervenendo, perché la morte di mio cugino mi ha dato anche a me un sospetto, intervenendo per un sospetto. Stereotassica, che si trovava in quel periodo, ce n'era una, adesso abbiamo noi, ce ne ho di Pavia, ma si trovava solamente in quel periodo in Giappone, a nord Europa, è un'inusa. Portalo, accompagnalo, fatelo visitare. Dice: stai tranquillo che grazie agli amici di Milano si sta curando a Milano. E invece mio cugino è morto, che si poteva salvare, penso. Che cosa succede? Non credo che stai tranquillo. Perché cosa succede? Che nel 2001, prego, riprendo. No, c'è il movimento. Sì, ho visto, prego. Nel 2001 il 41 prima veniva rinnovato con il decreto mille proroghe, se non mi ricordo male. Nel 2001 invece è diventato legge. Ma a migliorare se con il governo Berlusconi, a migliorare se non lo zenerà, cioè che sarà posto, si sta sistemando il mondo. E poi lui è spunto in televisione che c'era stata l'eruzione del vulcano Etna. Se possiamo evitare il passeggio proprio in questi momenti, sarei grato. L'eruzione Etna, TG1, io mi ero rimasto impressa questa cosa, TG1 delle 13, lui ha detto che la professa era stata il giorno successivo, lui è andato a Catania e ha detto, dice: sì, però si deve togliere questo 41 perché è una cosa disumana, e io veramente, questa professa ha fatto la scenata questo 41, non so a che cosa gli è servito, e adesso ci sarà un miglioramento. Però io quando comincio a avere quando mi prendo la conferma che qui c'era qualcosa che non andava e mi collegavo di nuovo che sono state fatte delle leggi incostituzionali, perché adesso la Corte Costituzionale li sta dichiarando così, era solamente per non fare uscire a noi da carcere dopo che ci hanno fatto accusare loro delle stragi che sono successe, che poi io devo ritornare un po' anche alla Procura di Palermo, se lei me lo permette, però prima voglio concludere questa cosa. Io nel 2002, allora questo parlo, invece nel 2002 io sono quello che apro l'area riservata di Terni, perché io sono stato anche qui dal 2002 al 2006, il giorno preciso quando hanno arrestato il signor Provenzano, hanno dato la stanza dove ero io e io il tardi pomeriggio sono stato trasferito a signor Dino Pozzerano, un imprenditore di Cosenza, che eravamo noi entrambi qui. Allora quando arrivo nel 2002, quindi è successo forse 2002-2003, io arrivo a luglio 2002,
cerco per vedere chi c'è, perché in sezione io ero solo, perché il signor Postararo nel 2005 l'hanno portato, e prima stavo da solo completamente, però cerco chi c'era sopra, ma sopra sentivo camminare, ma nessuno mi rispondeva, finché io cerco contatti con altri vicini e mi risponde un ragazzo, un signor Piero Viga, di Trapani, che si diceva, Santo Asciutto, quel ragazzo che si parla in questo processo, poi un certo giocatore albanese, sempre di quella zona di lì, disse, ma scusate, chi c'è sopra di me? Che non mi risponde. Dice, c'è uno che era collaboratore di giustizia, è ritornato indietro, e si è chiamato il divieto di incontro con tutti, non parla con nessuno perché nessuno gli dà confidenza, dice, viene imbottito da psicofarmaci e tutte queste cose. Disse, scusate, ma sblocchiamolo e vediamo che cos'ha, perché questo è un candidato a suicidio, perché io ho esperienza di persone che hanno fatto questa vita. Quindi chiamato, forse bussare, cioè, come si chiama? Dice Mario Pranno. E io chiamavo signor Mario. Pranno. Finché mi ha risposto. Pranno. Sì. Quelli che erano con sapposti sì, perché sì, poi Sì, signor Mario, ma scusi, perché qua siamo tutti nella stessa barca? Aveva avuto anche... E poi mi ha cominciato a raccontare quello che è successo, che io non lo racconto perché non è corretto, ma penso che lo sapete benissimo, perché ha avuto problemi anche con i figli, purtroppo, e cose brutte. Però io l'ho sbloccato, lui ha iniziato ai calabresi, perché non gli davano confidenza completamente, almeno un saluto, una sera buongiorno, poi la sera noi ci facevamo una chiacchierata, perché di solito la sera riusciamo a chiacchierare, e un'oretta che passa, e anche lui assisteva alle scene, finché lui ha preso a cuore a me. E un giorno ritorna da un colloquio, non so se è stato telefonico, ma tutto lo potete certificare, lo potete riscontrare, visto che sono registrati i passi che facciamo noi. Da un colloquio con un avvocato suo, non so se era telefonico oppure visivo, o aveva ricevuto una lettera, non era successo proprio. Questo avvocato era di Forza Italia e mi ha detto, e stava partecipando, non so il nome, non me lo ricordo, ma me l'ha detto il nome, perché poi per lui io poi ero diventato la persona, non lo so, fantastica, perché ho evitato un suicidio, per me sono sicuro che ho evitato un suicidio. Ritorna da questo incontro e mi dice, purtroppo per te devo darti brutte notizie. Sì, perché? Dice, perché stanno facendo il codice penale, il suo avvocato faceva parte di quella commissione. Dice, però ha avuto ordine propriamente da Silvio Berlusconi, al signor Silvio Berlusconi, di escludere quelle accusate dell'esercizio. Dice, ah, a posto siamo qua. Mi sono spiegato. E io ho avuto la conferma che non era finito tutto. Mio cugino Salvo era morto il 15 aprile del 2002 per il tumore al cervello. Io non so se è successo questa notizia, l'ho avuto, no, di mio cugino l'ho avuto subito, quella di col signor Cranno, o 2003 o 2004, ma questo l'ho riscontrato poi con i colloqui che ha avuto lui, chi era l'avvocato. Quindi Graviano, io ormai 2009, la capisco, mi scusi, io la capisco, però lei si rende conto che dice tante cose dicendone poche, nel senso, voglio dire, che tutto quello di ulteriore lo dobbiamo ricavare noi. No, e ma io quindi... ci sto arrivando, quella domanda che mi ha fatto lei nel 2009. Intervengo solo un attimo, perché poi lei ci arriva, ovviamente ci dirà tutto quello di ulteriore che sa e che ricorda. Quindi c'era in atto il tentativo di alleggerire il 41 bis, ma da questo alleggerimento dovevano rimanere fuori quelli accusati delle stragi. No, ho detto che si stava il codice penale di abolire l'ergastolo e aveva avuto ordine tranne per quelli delle stragi. Quindi il riferimento non era alla carcerazione, diciamo, al regime detentivo, ma all'ergastolo. Perché c'era la riforma. Quindi lei capisce il segnale ed è quello che la porta a commentare nei termini che le ho richiamato prima il ruolo di Berlusconi, cioè è quello che la porta a qualificarlo traditore.
Sì, e mi comincia a dare conferma che ha fatto parte del mio arresto. Perché poi se noi ritorniamo un po' indietro, però no, adesso devo rispondere alla sua domanda. Prego. Su quello che è successo a Procura di Palermo. Allora, che cosa è successo? Poi nel 2008 collabora Spatuzzo, che ha detto quattro chiacchiere, credete, ma su questo ha detto bugie, via Veneto, cosa. Lui l'ha preso a processo, che io ho letto l'altra volta il confronto che ha avuto a me, l'ha preso nel processo delle strage del 93, visto che anche lui era imputato, e l'ha detto Scarano, dicendo che gli aveva raccontato Spatuzza, che poi io vi ho letto poc'anzi alcune cose di Scarano, è tutta una chiacchiera. Che succede? Nel 2008 collabora Spatuzza, nel 2009 si parla del decreto sicurezza, che poi è N94, numero 94 del 2009, quello che poi porta a restringere il 41, che la Corte Costituzionale adesso l'ha fatto il Corte Costituzionale. Però nel frattempo c'era il processo del Lucio. Sono venuti i pubblici ministeri a interrogarmi, litigazione Spatuzza. Io gli ho detto che fare processi, che rispondono i processi, perché io, dice, ma io la faccio incontrare Spatuzza. Se si fa proprio la Spatuzza io non ho niente da dire. Quando ci saranno i processi, signora, e siamo chiamati a testimoniare io e mio fratello al processo del Luce. Sì. Gli assegno del Luce, Marcello del Luce, a Palermo. Che succede? Che ne parlavano tutti in mezzo di informazione. Fra cui c'era Monica La Sette, che faceva un programma che ha fatto Il Fatto, me lo ricordo, nel pomeriggio, e si parlava questo... erano tutte televisioni. Lui se n'è andato in Bielorusso, la preoccupazione che i fratelli Graviano avessero detto qualcosa, ma mio fratello Filippo è all'oscuro di tutto, a quello queste cose non gli interessa. Io mi sono accorto della facoltà di non rispondere. Mio fratello Filippo ha spiegato perché aveva fatto già forse il confronto con Spatuzza, svendendo la procedura, non so se già l'aveva fatto o lo doveva fare. No, l'aveva fatto perché l'ha fatto il 20 agosto del 2009. Perché le cose che lei ci sta dicendo oggi non ha ritenuto di spiegarle già all'epoca? All'epoca? Dottor, vede che a me mi hanno ucciso il padre, se i suoi colleghi avessero fatto, ha esercitato la professione, io non prendevo il padre, io non mi troverei in carcere, non prendevo il padre a 18 anni, non mi faccia parlare, che lei l'altra volta mi ha detto perché non mi ha scritto, io a lei nemmeno l'avevo mai sentito nominare finché non ho avuto la custodia cautelare. Io non mi faccia dire alcune cose, perché infatti poi io non pretendevo questo, pretendevo visto che lei ha tanto da spiegare, nel momento in cui ha ricevuto il provvedimento cautelare. Di chi? Nel momento in cui ha ricevuto il provvedimento cautelare che ci riguarda, quindi relativo a questo processo, io le ho chiesto come mai non ha ritenuto l'esigenza, non ha ritenuto che fosse importante dare la sua versione che lei ci sta dando oggi, quindi non mi riferivo ad un'epoca precedente all'ordinanza che la riguarda in questo processo. E si riferisce a prima, perché io l'ho detto che mio papà è stato ucciso. Sì, ma lei sta parlando di un'epoca antecedente alla nostra misura cautelare, quindi lei sta dicendo io nel 2009, quando mi hanno chiamato a testimoniare, sì, ho deciso di avvalermi della facoltà di non rispondere. E io le sto facendo una domanda che mi sembra ovvia: perché già all'epoca lei non ha ritenuto di spiegare quello che ci sta spiegando oggi? Perché io avevo subito solamente brutte situazioni, poi le parlerò, poi se mi date la possibilità di concludere poi anche, certo, con tutto quello che ritiene. E che cosa è cambiato? Mi scusi, Graviano, completiamo la domanda così lei avrà modo di fornire una risposta. Sto completando. Che cosa è cambiato dal 2009 ad oggi, e invece oggi qui in quest'aula lei ci sta dando queste spiegazioni? Allora, non è cambiato niente, solamente che lei mi ha fatto delle domande, delle cose, e io le sto dicendo, io le darò un po', ma le darò degli elementi. Se
Se farà, no? Che lei mi deve dare soddisfazione a me non interessa niente, perché io già ho fatto 26 anni, tranquillo. Ma è vergognoso quello che è stato fatto, che poi glielo dirò, riguardante me. Quindi io tutta questa fiducia alla pubblica accusa e nemmeno i presidenti, che adesso sono tutti indagati assieme alla dottoressa Saguto, io tutta questa fiducia ancora tutt'oggi non ne ho alla giustizia italiana, perché tutti sanno e nessuno vuole dire la realtà. Adesso io le sto dando degli elementi, se non le volete andare a scoprire la scoperchiera, se non le volete scoperchiare a me. Quello che vi sto dicendo è per il benessere del paese, perché io non offrirò nessun beneficio, nessun beneficio. È stato chiaro, è stato fatto chiaro. 26. Seguiamo il nostro ordine, così poi lei ci darà tutte. Prego. Scusi, ma lo continuo a fare con dignità, anche se non mi appartiene. Non faccio come abbiamo visto i sceneggiati, 41, io non sono a 41, io sono in area riservata, senza coperte, che a temperatura a meno 2 gradi, senza termosifone. Quindi lei non ha solo il 41 bis, il 14 bis. A me non mi fa nessuna impressione, ragazzi, perché ha coscienza pulita e non ho avuto mai timore degli uomini, ma paura degli uomini, ma timore solo di Dio. Siccome io faccio cose buone e sono convinto che Dio mi aiuterà, dice, ma si sta facendo un caso. Va bene, mi sta bene, non è che siamo i passaggi questo del terreno piano. Scusate questa risposta alla sua domanda. Riprendiamo il filo del discorso che stavamo facendo prima. Allora, mio fratello ha risposto spiegando che quello che ha detto Spatuzza non risponde a verità. Il signor Marcello Dell'Utri, che c'è la sentenza.